trovati a questo approfondimento sul tema della famiglia in sintonia con il sinodo che si è aperto nell'ottobre 2014, un processo che sta iniziando e che sta coinvolgendo tutta la Chiesa. Abbiamo ospiti nel nostro studio la dottoressa Monica Grigel, psichiatra e docente al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli studi sulla famiglia. Benvenuta. Grazie e il professor Hector Franceschi, ordinario di diritto matrimoniale canonico alla Pontificia Università della Santa Croce. Grazie, Grazie per essere con noi. In questa puntata eh, rifletteremo sulle famiglie un po' in difficoltà, le famiglie sofferenti, ma soprattutto sulla Chiesa, l'attenzione della Chiesa che si china sulla, sul mondo, che vuole portare speranza in questa società e in tutte le situazioni dove eh, si vive la difficoltà. Eh, diamo il via a questa... A questo approfondimento, ascoltando le parole del Santo Padre nella viglia del 4 ottobre, che ha aperto il Sinodo straordinario. Quante persone trascinano le giornate nel vicolo cieco della rassegnazione, dell'abbandono, se non dal rancore? In quante casse è venuto meno il vino della gioia? e quindi il sapore, la sapienza stessa della vita degli uni e degli altri, questa sera ci facciamo voce con la nostra preghiera. È significativo come anche nella cultura individualista che snatura e rende effimeri i legami. In ogni nato di donna rimanga vivo un bisogno essenziale di stabilità, di una porta aperta, di qualcuno con cui interesse condividere il racconto della vita, di una storia a cui appartenere. Di questa salvezza, opera della misericordia di Dio e sua grazia, come Chiesa siamo segno e strumento. Sacramento vivo e efficace. Se così non fosse, il nostro edificio resterebbe solo un castello di carte e i pastori si ridurrebbero a chierichi di stato sulle cui labbra il popolo cercherebbe in vano la freschezza e il profumo del Vangelo. Possa soffiare il vento della Pentecoste sui lavori sinodali, sulla Chiesa, sull'umanità intera. Sciolga i nodi che impediscono alle persone di incontrarsi, sani le ferite che sanguino tanto, riaccenda la speranza, c'è tanta gente senza. Ci conceda quella carità creativa che consente di amare come Gesù ha amato. E il nostro annuncio ritroverà la vivacità e il dinamismo dei primi missionari del Vangelo. Dottoressa Grigel, queste parole del Santo Padre il 4 ottobre 2014 ci aiutano a riflettere sulle difficoltà delle relazioni. Il Santo Padre dice: "Possa il vento della Pentecoste sciogliere i nodi che impediscono alle persone di incontrarsi". Lei lavora sul campo con le persone, proprio nelle difficoltà delle relazioni. Che cosa incontra? Ma sicuramente situazioni complesse e forse sempre più complesse anche per certi versi e perché aumenta, è aumentata la fragilità delle persone, è aumentata la solitudine e è aumentata la difficoltà educativa dei, delle persone, no? dei, dei genitori e quindi questo poi di generazione in generazione in qualche modo crea un circolo vizioso e, e, e le difficoltà aumentano. Però c'è anche tanta possibilità di, di aiuto, c'è tanta possibilità di riaccendere la speranza, come, come dice il Papa. C'è possibilità di, di fare un ottimo lavoro con le famiglie, con le, con le coppie, con le persone, perché poi credo che, che il, il cuore dell'uomo è, è buono e fatto bene. E, e tutti in qualche modo hanno la stessa domanda di bene, di, di felicità, eh, quando sono aiutati a cercare, a rispondere a questo bene, e in genere rispondono, no? a, aprono le porte e quindi si può fare anche un grande lavoro. Ecco, pensando alla decisione di Papa Francesco di indire questo sinodo, questi due sinodi eh, a distanza di un anno, Veramente un'occasione straordinaria per la Chiesa, per pensare alla famiglia e mi colpivano queste parole eh, del Papa sul pensiero alle persone che trascinano le giornate nel vicolo cieco della rassegnazione. La Chiesa dice che è un sacramento di salvezza che si china, che si vuole chinare su queste persone per curarle, per, per sanarle, per portare il Vangelo, per portare una buona notizia. Ecco, lei è canonista, quindi si trova mh, poi anche a lavorare proprio in situazioni concrete eh, è di pochi giorni fa la notizia dei due motu proprio, quindi mh, de poi delle azioni, dei processi concreti anche di rinnovamento per venire incontro alle famiglie, se ci aiuta un pochino a capire che cosa sono i processi, come si sono svolti finora. Mm, vediamo il processo di nullità del matrimonio, che è già regolato era regolamentato dal Codice di Diritto Canonico latino e orientale, ci sono due motivi propri perché uno modifica il codice latino, l'altro modifica il codice orientale, più o meno nella stessa, secondo la stessa via di riforma. E c'è un fatto concreto che, eh, malgrado il codi i codici dicessero che le cause novità dovrebbero durare non più di un anno la prima istanza e non più di sei mesi la seconda, La verdad es que en esta gran mayoría de países del mundo, y bisogna tener conto cuenta que la Chiesa ha legiferado no per para Italia, porque cuando nos movíamos en este ambiente a veces no nos rendíamos conto de cómo están las cosas altrove, y el Papa, invece, si ve que pensa a la Chiesa universale, y no hay tribunales en muchísimas diocesi. o semplicemente c'è un'autorizzazione della Santa Sede perché i fedeli di molte diocesi possono rivolgersi a una diocesi nella quale forse è l'unica in qualche paese nella quale c'è il tribunale ma molto lontana e una grande preoccupazione del Papa è cioè come rendere la giustizia perché in fondo è una questione di giustizia penso che qui ci sono due come pilastri fondamentali amore alla verità eh, cioè conoscere la verità di quella singola relazione che è arrivata presso il pastore, il vescovo o il tribunale, e poi con una grande carità che è misericordia, che implica anche, e questo è giustizia, eh, quello che si dice giustizia in tempi brevi, cioè ragionevoli. Allora, un attimo, perché sì. um, parliamo di, eh, di processi, di eh, riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio. Mm. Ma prima forse eh, non a ho che pensato a che cos'è la nullità, infatti volevo chiederle un pochino perché c'è tanta confusione anche sì. su questo argomento. Eh, su questo forse lo potrei rispondere con una battuta. Eh, molti dei miei studenti dicono che io ho un pallino, che sempre che mi parlano di annullamento del matrimonio. Io scatto e dico: come? Annulamento. E quando qualcuno viene a chiedermi consiglio, si potrebbe annullare il mio matrimonio?, alle volte io dico: no, non si può. Lasci che gli spieghi il caso prima, no, non si può annullare. E come no? No, si può dichiarare nullo. E questa differenza, penso che dal punto di vista pedagogico, di trasmissione, sarebbe molto utile perché loro capiscano che non si tratta che il mio matrimonio è andato male e quindi la Chiesa, vediamo se riesco a farmi annullare il matrimonio. No, L'unico potere che ha la Chiesa, e con questo dico il Tribunali, il vescovo, persino il Santo Padre, è di, oltre a altre potestà che non riguardano la nullità, dichiarare che mai c'è stato un vero matrimonio, c'era una parvenza di matrimonio. Cioè, sin dall'inizio non esiste un vero matrimonio e quello che facciamo i, sì, i giudici è dichiarare dopo un'istruzione della causa, dopo aver ascoltato le parti, i testimoni, le perizie, eccetera, che eh, quel matrimonio non era un vero matrimonio e, e questo è quello, il, lo dice anche più volte il motu proprio, lo ricorda, no? Cioè, in che modo si può raggiungere quello che il diritto chiama la certezza morale eh, sulla nullità del matrimonio? Però come il processo di fatto oggi in molti paesi dura molto, eh, si è pensato di stabilire anche eh, prima eliminare una, un requisito che era fondamentale, che era perché una sentenza che dichiara la nullità di un matrimonio per un motivo che intacca l'essenza stessa del matrimonio. Eh, ci voleva no soltanto la sentencia de primera instancia, sino que se debía necesariamente en el tribunal de segunda instancia, que debía confirmar mediante decreto o mediante sentencia la sentencia afirmativa. Fino a quel momento, eh, el fedele no podía, no digo risposarsi, ma sposarsi. Usarsi perché il primo perché prima era nulla, non... è stata eliminata la doppia sentenza conforme. Adesso è sufficiente che, per la prima istanza, dica consa la nullità del matrimonio e quella sentenza è immediatamente eseguibile, cioè può entrare in nuovo matrimonio. Questo accorcia molto i tempi e poi si è stabilito per i casi di nullità evidente, così dice il motu proprio, che si possa ricorrere a un processo ancora più breve. Che si fa preso il Vescovo, che, aiutato da un istruttore e da un assessore, giudica il caso e emana la decisione. Però che anche a natura dichiarativa della nullità di quel matrimonio. Quindi c'è tutto un coinvolgimento, però ovviamente prima di tutto bisogna constatare, raccogliere i documenti, raccogliere le prove, cioè qualcosa che ovviamente va a muovere eh, tante persone, a toccare tante persone. Io penso. Sia alla decisione, no? il, il processo che ti porta a, poi al tribunale, ehm, che sia anche quello un processo insomma, piuttosto lungo e doloroso. Non penso che oggi si arrivi a, a decidere eh, di fare una cosa del genere con leggerezza, ma che chiedo un po' alla dottoressa, che è psichiatra, che, che lei la, appunto si trova proprio con le famiglie anche a lavorare, con le coppie. Eh, che cosa significa tutto questo? Credo che, che il, il processo della Sacra Rota può avere anche un valore estremamente educativo, formativo e terapeutico. E io mi sono trovata a fare delle perizie psichiatriche per delle cause alla Sacra Rota e, e per le persone che lo hanno chiesto, per le persone interessate, per la persona in quel caso interessata, è stato un percorso di... Ehm usando un termine mio professionale, no? ma un percorso di riavvicinamento alla fede, di comprensione della propria vita, di riscoperta anche di valori religiosi. No? E quindi ha ah, credo, e questo non dovrebbe perderlo, cioè non è un processo puramente legale no? come può essere quello di un divorzio, di separazione dei beni o di separazione di due persone, ma dovrebbe in questo senso forse assumere ancora di più questo valore eh, di misericordia, di aiuto alla vita delle persone, una cosa che pensavo anche che molti giovani eh, non sanno quali sono i valori e quali sono i criteri di eh, validità di un matrimonio. Allora c'è cioè, anche tutto un, un, un lavoro da fare forse a monte, no? quelli che si sposano sanno davvero quali sono i, i criteri di validità, cosa vuol dire che un matrimonio è valido o non è valido. No, e, e questo è un lavoro alla base, alla fonte, che, che forse aiuterebbe e semplificherebbe poi anche molte vite e molte storie. Al di là di quello dei titoli, insomma, della stampa che cercano di spingere almeno in una certa direzione, ci fanno apparire cose che poi alla fine non sono, mi sembra molto importante quello che diceva la dottoressa, eh, il valore educativo, ma anche appunto arrivare con coscienza, ehm. che vuol dire poi arrivare con coscienza al matrimonio. Io non sono sposata, mi hanno detto che c'è un question... ci sono delle domande molto serie che si fanno prima del matrimonio. Sì, no, infatti c'è un questionario, e questo viene preparato da ogni o da ogni conferenza episcopale, quello che si chiama il processicolo matrimoniale, che si è stabilito che si deve fare separatamente sotto giuramento, cioè, e che deve essere un colloquio, non eh, riempire un questionario, in modo tale che se non dici sì o no, quando bisogna dire sì o no, tu non ti no? deve diventare, direi quasi come l'incornamento del processo di preparazione, per chiarire le idee. Io sempre dico che è molto meglio evitare un matrimonio nullo che doverlo dichiarare nullo dopo, perché benché sia veramente nullo, le ferite che restano sono molto profonde. E conosco qualche gente che persino sa della nullità del suo matrimonio, però ha paura di intraprendere, il processo perché sa che significa riaprire, cioè riesaminare la propria vita, riconoscere le proprie mancanze, eh, però capita un po' quello che dice il Papa quando parlava dell'ospedale di Campo anche, che le ferite se non vengono ben curate, eh, lo dice anche in alcune delle udienze, sì. si producono un'infezione che può portare fino alla sì. morte anche de, de, dell'anima, no? cioè che bisogna per non avere paura di dover tornare indietro, capire e capirsi molte volte, perché questo capita spesso per poter ricominciare, perché altrimenti persino in caso di una vera anulità del matrimonio potremmo trovarci in una specie di cerchio vizioso, cioè uno che non cambia e si risposa e si ripete la storia, invece chi ha fatto quel processo di conversione, di maturazione, eh, ha molte più probabilità. Allora, visto che lei ha citato queste parole del Papa sulle, sulle ferite, sulle sofferenze, ascoltiamo un attimo, adesso un'udienza del Papa che non parla, non si riferisce ovviamente a matrimoni nulli, ma si riferisce alle ferite delle persone che hanno delle ripercussioni poi importanti. Eh, ascoltiamo le parole del Papa e poi torniamo a parlare dei criteri di validità. All'interno delle famiglie non mancano momenti nei quali l'intimità degli affetti viene offesa dal comportamento dei suoi membri. Parole, azioni e omissioni che invece di esprimere amore lo sottraggono o peggio ancora lo mortificano. Quando queste ferite che sono ancora rimediabili vengono trascurate, si aggravano, si trasformano in prepotenza, ostilità, disprezzo. Il Papa ha rimarcato una volta di più come la disgregazione familiare spesso frana addosso ai figli. Nonostante la nostra sensibilità apparentemente evoluta, il Papa si è chiesto se non ci siamo anestetizzati rispetto alle ferite dell'anima. Quanto più si cerca di compensare con regali e merendine, tanto più si perde il senso delle ferite più dolorose e profonde dell'anima. Parliamo molto di disturbi comportamentali, di salute psichica, di benessere del bambino, di ansia dei genitori e dei figli, ha proseguito il pontefice, ma sappiamo ancora che cos'è una ferita dell'anima, quale peso ha nelle nostre scelte, si è chiesto Francesco, l'anima dei bambini. Quando gli adulti perdono la testa, quando ognuno pensa a se stesso solamente, quando papà e mamma si fanno del male, L'anima dei bambini soffre molto, prova un senso di disperazione e sono ferite che lasciano il segno per tutta la vita. Nella famiglia tutto è legato assieme. Quando la sua anima è ferita in qualche punto, l'infezione contagia tutti. Quando l'uomo e la donna sono diventati una sola carne, tutte le ferite e gli abbandoni dei genitori incidono nella carne dei figli. Il Papa riconosce che ci sono situazioni in cui la separazione è inevitabile e talvolta persino moralmente necessaria, laddove si tratta di sottrarre dalla violenza il coniuge più debole o i figli più piccoli. Ma ci sono anche genitori che, sostenuti dalla fede e dall'amore per i figli, si sforzano di testimoniare la loro fedeltà verso un legame nel quale hanno creduto. Nella famiglia tutto è legato assieme quando la sua anima è ferita, in qualche punto l'infezione contagia tutti. Quello che ci avete detto prima ci aiuta un pochino a capire. Eh, ecco, l'importanza di essere vicini a queste famiglie ferite, ma diceva il Papa nell'altro eh, contributo, eh, non, si tratta, non siamo chierici, non siamo, eh, i pastori si ridurrebbero a chierici di Stato se la Chiesa non fosse questo strumento di salvezza. Ecco, proprio i tribunali quindi non sono, come ci diceva prima la dottoressa, eh, una, un tribunale come quello che fa il divorzio, che, che semplicemente deve, deve riempire delle carte. Ecco, come vi avvicinate a questo ci aiuti un pochino a capire un po' meglio i criteri di validità, anche eh, per, per apprezzare un pochino questo lavoro e questo che Papa Francesco sta dicendo. Da una parte, eh, i tribunali cioè, hanno una fortissima dimensione pastorale e devono averla. Cioè non è, come diceva prima la eh, dottoressa Griegel, un, una formalità. Vediamo se sono, sono stati adempiuti i requisiti per la verità, sì, no, valido, nullo. No, perché sono autentiche tragedie, ogni causa. E molte volte che si soffre vedendo un po' eh, la vita che hanno avuto queste persone, le difficoltà, eh, le tragedie. E allora i, i giudici che cosa tentano di fare? È, è proprio prendersi cura di quella coppia. Per tentare di scoprire la verità e accompagnarli a riconoscere quella verità. Allora, cause e nullità. È molto difficile in pochi minuti dire cioè. quali sono, a questo si deve che non messi nell'insegnamento, però, per somma capita cioè, eh, cause che riguardano eh, la capacità della persona, ad esempio, eh, in questo immagino in quello che alle volte ha dovuto fare delle perizie una causa psichica grave che impedisce alla persona diciamo, quel minimo possesso di sé necessario per poter donarsi coniugalmente all'altro nell'unione matrimoniale non significa che bisogna essere perfetti cioè no eh, c'è bisogno di una maturità minima eh, eh, però ci sono casi in cui c'è un'anomalia psichica grave un 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 trastorno di personalità, ad esempio, un disturbo di personalità che impedisce di donare veramente se stessi per costituire il matrimonio, eh, o ad esempio, ci sono altre cause che riguardano il consenso matrimoniale. C'è un principio generale sin dall'inizio della storia del diritto canonico che soltanto il consenso dei contraenti crea il vincolo matrimoniale, che non lo può supplire nessuno neanche il vescovo, né il papa, né il principe, né nessuno. E la Chiesa sempre ha difeso questa insostituibilità del consenso. E ci sono casi in cui, e penso che oggi sono i più frequenti, nei quali quello che le persone vogliono non è il matrimonio, è un'altra cosa, un esempio, qualche esempio semplice. Una coppia, due che si sposano con la volontà chiara di non avere dei figli. Noi non vogliamo figli, perché per noi la cosa più importante è il successo professionale. E il problema è che loro non hanno voluto il matrimonio, perché l'apertura la, la, alla vita è dell'essenza del matrimonio. O uno che si sposa con una chiarissima volontà di, precedente al matrimonio di infedeltà, che poi viene dimostrata dai fatti stessi. No? O la violenza e il timore grave, cioè quello che parlavamo prima della dell'inizio del programma di quei casi dei ragazzi, la ragazza che resta incinta e poi i genitori entrambi li obbligano a accelerare il matrimonio quindi quando il consenso di fatto però non è libero sì, non è libero, mancanza di quella libertà minima del consenso che, che, che io possa dire riconoscermi in quell'atto sono autore di quel consenso e casi ad esempio di beh, esclusione di altri elementi o proprietà essenziali del matrimonio il caso del dolo, dolo significa cioè c'è qualcosa che è molto importante che riguarda il matrimonio che io nascondo per in qualche modo strappare il consenso dell'altro. Lo stesso Codice fa un esempio che è la sterilità: cioè, una persona sterile si può sposare, certo che può farlo perché. Quello che rende inabile o incapace è il non poter realizzare l'atto proprio dei coniugi, l'atto la, coniugale. Però se una persona sa di essere sterile e eh, lo nasconde, perché altrimenti l'altro non lo avrebbe sposato, eh, per ottenere il suo consenso quel matrimonio è nullo, perché è manipolare ingiustamente il processo di formazione del, della volontà. Eh, o uno che è tossico e dipendente e lo nasconde all'altro... Perché lo sposi, cioè il caso del dolo, il caso dell'errore, circa l'essenza stessa del matrimonio. Quindi già l'esame di tutte queste cose, insomma, si entra nella vita delle persone, sì. ovviamente eh, si entra nell'intimo, immagino che, diciamo, sì. è non è un lavoro. No, non è un <ride> è lavoro. È qualcosa che, che mette in gioco, insomma, proprio la no, persona. No, perciò bisogna essere soprattutto chi fa l'istruttore della causa, anche gli altri giudici, perché almeno finora... Il principio generale è che il, il tribunale dovrà essere collegiale, cioè tre giudici. Anche i giudici, e soprattutto il ponente che dovrà redigere la sentenza, deve essere molto delicato perché sta parlando di persone umane, di intimità, e deve dire quello che è necessario non offendere, tentare di scrivere in modo di far capire alle parti il perché della decisione, cioè mettersi nella pelle nei panni della, degli altri perché loro capiscano il perché di quella decisione che non è soltanto giuridica è anche veramente pastorale se ben fatta è un lavoro impegnativo eh, sì. già soltanto cominciare a capire ecco, diciamo, il valore educativo già soltanto prendere coscienza ascoltare capire un pochino che cos'è un processo ci, ci fa rendere conto di che valore è il matrimonio ora noi volevamo parlare anche un pochino della riforma di Papa Francesco, ma il tempo sta finendo, non arriveremo neanche ad accennare. Eh, siamo già ormai alle ultime battute. Ecco, io, voi che appunto siete in questo, in questo lavoro così importante e così delicato, vi chiedo un pochino qual è la vostra esperienza e, e ecco, anche da persone di fede, da persone eh, che vivono la fede, come si trattano queste, queste materie così delicate? È una domanda, non so, perché penso che anche un eh, pochino si, forse si entra, si entra nel dubbio, ma allora l'amore è possibile, ma allora perché queste persone soffrono tanto, ma perché si sbaglia, forse si poteva evitare, no? Mm. Sappiamo anche che Papa Francesco ha detto in tanti casi, cioè, ci vuole la serietà, bisogna sposare quando sono pronti, non si possono fare i corsi di preparazione al matrimonio in due giorni, proprio perché abbiamo mm. sentito, no? La persona è così complessa, vero? Cioè, ognuno di noi è un, è un mistero. Ma credo con, sicuramente con enorme delicatezza, ma anche con molta fermezza e, e molto amore, no? l'amore è, è anche fermezza, anche disciplina, non è soltanto così una, una carezza. E, mh, è una domanda difficile, ma nella mia esperienza sia di psichiatra ma anche di, di mamma. Mh, ho la percezione, soprattutto in, questo, in questa seconda parte dell'esperienza no, come mamma che in questo momento sto formando la vita di due persone no? e quindi ho come la, la, la percezione netta eh, del valore dell'educazione no? e che poi eh, potranno, i miei figli potranno incontrare altre persone, potranno studiare, faranno le loro esperienze avranno una vita, spero, molto libera, ma in fondo la struttura eh, gliela sto in qualche modo, modo ponendo io nella mia famiglia. No? E se penso anche alla mia esperienza di, di matrimonio. Che cosa, che cosa mi ha aiutato, che cosa mi ha permesso, che cosa mi ha, mi ha indirizzato. Penso soprattutto all'educazione ricevuta, non è il corso prematrimoniale, ma è tutta la storia dei, dei primi anni di vita, del, dell'infanzia praticamente, che forma poi la possibilità e, e la capacità e il modo in cui una persona eh, formerà una coppia e a sua volta formerà una famiglia. Ai miei studenti dico sempre che mh, la storia di una persona cominciano a scriverla i nonni, cioè due generazioni prima. E non è una cosa immediata e quindi non è neanche una cosa che si può risolvere o no? curare soltanto affrontando il cui è ora. Ma credo che bisogna avere eh, un respiro molto più ampio, un respiro eh, che possa parte e comprende più generazioni, almeno due generazioni. E questo ci riporta appunto anche le parole del Papa, che tanto parla dei nonni, di questa trasmissione dei valori, di questo dialogo tra generazioni, che è così importante, che nel mondo di oggi, ecco, si trovano famiglie sole, famiglie isolate, dove questo anche i nonni danno la stabilità, no? danno, la, danno il senso della storia, è così importante. La sua, un pochino, proprio ultime, le ultime battute, la sua esperienza, un pochino come... Eh, impegnato in questo, in questo come sacerdote sì. però ecco nel, nel tribunale ecclesiastico. Cioè, io direi, anche vorrei sottolineare quello che diceva la dottoressa Griglia, eh, io so, insegno diritto matrimoniale eh, e posso dire che praticamente tutto quello che so l'ho imparato in famiglia, cioè dai miei genitori. E siamo una famiglia numerosa, tre sacerdoti eh, e questo è frutto dei genitori e dei nonni infatti eh, penso che uno del, dei drammi oggi che forse non so se sbaglio però siamo con la generazione dei nonni del 68 cioè c'è stata una specie di spaccatura in una catena di trasmissione naturale e soprannaturale cioè della fede, delle virtù cioè. allora eh, ci vuole un intervento di ampio respiro infatti cioè che quelli che si sposano adesso non soltanto si sposino bene che prendano consapevolezza che saranno loro i primi educatori dei loro figli. Eh, cioè qui io vedo un documento che, appena l'ho visto, mi sono rallegrato dal familiare consorzio. Che per me è un gioiello che va letto, o riletto se lo abbiamo letto anni fa. Perché lì c'è una ricchezza di magistero, anche su questo tema della preparazione. Quando San Giovanni Paolo II dice che la preparazione al matrimonio è la più importante, quella remota, che viene data in famiglia che educazione nelle virtù, che si impara con gli occhi dai genitori e questo è fondamentale. E nel lavoro nei tribunali penso che anche un tema fondamentale e che si deve tener conto è anche vedere, infatti che molte volte non ci sono soltanto due persone che hanno un problema tra loro, la possibilità, ma pensare anche al bene dei figli. Qualche giorno fa mi sono trovato una persona convinta della nullità del suo matrimonio anche io ho convinto per mi ha detto non presenterò la nullità ci sono cartelle cliniche cioè, moltissime lui ha avuto una vita molto difficile però ha tre figlie piccole io ho deciso per le mie figlie di andare avanti e in questo noi dobbiamo accompagnare queste persone cioè, per come dicevo prendere sul serio la preparazione al matrimonio, penso che questa sia una delle sfide più grandi e spero, sono quasi sicuro, sarà uno dei temi fondamentali nel sinodo ordinario che comincia tra due settimane. Io vi ringrazio tantissimo perché la vostra esperienza eh, ci ha portato al cuore proprio dei, dei problemi di questo sinodo facendoci capire che è tutto collegato, voglio dire il Tribunale è... Un aspetto così marginale, ma si parla di un discorso, entriamo in un discorso ampissimo che coinvolge veramente la, la famiglia nel suo, nella sua grandezza, nella sua larghezza, cioè come famiglia, famiglia di famiglie, famiglia di generazioni. Allora penso che ci dovremo, che ci rivedremo per approfondire ancora. Grazie per essere stati con noi, al professor Franceschi e alla dottoressa Rigel, grazie di cuore per la vostra partecipazione. Però...